Sindaco, una inaugurazione importante, 600.000 euro di fondi, anche di risorse comunali messi su questo campo per dare un nuovo volto al Pigliacelli. Pigliacelli è stato da sempre un punto di riferimento per tutto il territorio. 7 anni di attesa, siamo riusciti a realizzarlo, ci sono 200.000 euro del comune di Montorio, che è un primo punto, un percorso che è ancora lungo, perché questo centro sportivo, un centro sportivo che è stato da sempre un fiore all'occhiello, partirà adesso un lavoro di 5 campi da padel, di cui 4 coperti, 400.000 euro la riqualificazione di impianti della piscina e poi circa 2 milioni di euro il campo Parrozzani, quindi un'eccellenza che vogliamo continuare a essere nel territorio, e non è un caso che gli amici del Teramo Calcio ci abbiano chiesto di poter giocare qui la domenica in questa fase di campionato, di ripartenza di una società sportiva. E voi siete stati subito disponibili nel risolvere questa problematica al Città di Teramo? Ci mancherebbe altro, Teramo è il nostro punto di riferimento, è il capoluogo e al di là degli schieramenti politici va sempre supportato, a maggior ragione oggi alla luce anche di queste elezioni politiche dove non ci sarà nessun rappresentante della provincia di Teramo. E che interventi avete fatto sul Pigliacelli, giusto per fare un riassunto? È una riqualificazione del manto, una riqualificazione intorno al campo e poi il prossimo passaggio sarà anche una riqualificazione della pista di atletica, anche qui si richiederà un budget di circa 500.000 euro. E tempo fa si parlava di un interessamento proprio per la riqualificazione e la realizzazione dei campi da padel dell'ex presidente del Teramo Franco Iachini, è ancora un interesse che c'è? Partiranno i cantieri entro il 20 settembre di questa società che ha vinto il project financing e investirà su Montorio circa 500.000 euro, forse di più con l'aumento prezzi, e avrà in concessione uno spazio abbandonato da 30 anni che diventerà un importante riferimento per il padel.